Ciao ragazzi, nuovo video della Tutto Tech. Anzi, già che facciamo così, ma mi piacciono magliette felpe? È vero, non ve l'abbiamo mai chiesto. Cosa ne pensate della felpa e della maglietta? Gentile omaggio di mio fratello, eh? Ho fatto una sorpresona e da un po' di tempo. Siamo curiosi. È vero, non ve l'abbiamo mai chiesto. Fateci sapere. Oltre questo, vi chiediamo gentilmente, per poter supportare il nostro canale, gentilmente sempre, di iscrivervi, se non l'avete già fatto, attivare la campanella, in modo tale da ricevere qualsiasi notifica per nuovi video, e lasciare un bel mi piace. Tutto questo farà sì che l'algoritmo di YouTube evidenzierà sempre di più i nostri video e il canale avrà possibilità di crescere. Se poi avete un buon cuore e soprattutto una possibilità economica, anche di un euro, ci basta anche un caffè, c'è il tasto grazie che permette di fare una donazione al canale e noi tutto quello che riusciremo a raccogliere lo investiremo poi per presentarvi nuovi prodotti. Ma fatta questa premessa, adesso Gianmarco vi dirà qual è il soggetto di questo nuovo video. Finalmente, notizia freschissima di martedì, la Commissione Europea, quindi parlando di mica gotiche, se ne parlava da anni, perché è un argomento impegnativo, molto impegnativo da decidere. La Commissione Europea doveva decidere se far vendere i prossimi telefoni con il cavo Lightning o il cavo USB-C. Questo era quello che dovevano, il Type-C, scusate. Questo era quello che dovevano scegliere. Martedì, finalmente, con un'apoteosi di voti a favore, 600 e passa, vabbè, hanno deciso per il Type-C. Quindi, coloro che hanno, quelli che praticamente si usano sui dispositivi Android, andranno avanti senza alcun problema e li troveranno in commercio sempre con i soliti cavi, mentre i possessori di Apple si ritroveranno nei prossimi modelli dall'autunno del 2024 ad avere non più la porta Lightning, il cavo Lightning, ma bensì anche loro il Type-C. Io da eppoliano un po' mi è stata un po' una pugnalata al cuore, però sono sincero, capisco il fatto che comunque questo tipo di cavo è quello molto più utilizzato. Basti pensare anche magari a dei dispositivi tipo le telecamere di videosorveglianza, che a volte la limitazione avviene tramite questo cavo. Insomma, è molto più duttile rispetto a quello che utilizza Apple. E quindi accetto di buon cuore questo cambiamento. Quindi, in un primo step nel 2024, riguarderà una parte soprattutto di elettronica base, diciamo, quindi cellulari, tablet, fotocamere, ebook, questo settore, questo segmento, diciamo. E poi dal 2026 si estenderà anche ai PC, quindi anche lì un grosso colpo, cioè trovare una porta Type-C su un PC sarà strano un po' a tutti in realtà, però ci si adatterà molto presto. Questo è stato fatto non tanto per un vezzo di bellezza, di estetica, di comodità, no, assolutamente, ma per un impatto ambientale. Si stima che andando ad adottare la stessa tipologia di cavo si andrà a ridurre la creazione di rifiuti elettronici per circa 12.000 tonnellate l'anno. Allora, la creazione di rifiuti in un anno a livello mondiale è ben ben superiore. Però è comunque se riusciamo a togliere anche un pezzettino, ben esatto, venga. È una cosa che non costa nulla a nessuno, quindi è una cosa che si fa molto volentieri. Quindi ragazzi, questo sarà il futuro, che vedrete solo in futuro. Guardate come lo dice con goduria, proprio ha vinto Android. No, a parte gli scherzi ragazzi, tutto ciò che può favorire un futuro un po' più ecologico, noi di Tutto Tech ne siamo assolutamente contenti. Sì, perché evitiamo appunto di trovarci in giro anche per casa 50.000 cavi di diverso tipo. No, poi soprattutto prima stavo parlando con Marco, lui giustamente diceva: ma se io dovessi passare da Android ad Apple o viceversa, io cosa me ne faccio degli altri cavetti? Solitamente rimangono nel cassetto per un lasso di tempo, nel cassetto della vergogna. Poi quando la luce di Nostro Signore mi illumina e io riesco ad illuminarmi anch'io, a dire dai, adesso è arrivato il momento, apro quel cassetto e inizio a fare pulizia tutta andare, e i cavetti sono le prime cose che andiamo a buttare. Quindi sarebbe la voce della moglie, sarebbe la voce della moglie che dice allora
cos'è sto schifo qua? E quindi vai a buttare. Quindi eliminiamo anche questo e dal 2024 noi di TuttoTech potremmo dire ve l'avevamo detto. Esatto, salvatevi il video così poi lo ritroverete assolutamente. Un giorno. E secondo me, parere personale, piano piano ci dovremo abituare, quando compreremo, acquisteremo un nuovo cellulare, ad avere sempre meno accessori al suo interno. Questo sempre non come tanti pensano, perché ci vogliono far la cresta i produttori e farti comprare a parte i pezzi, ma appunto per evitare uno spreco. Cioè, una volta davano ogni volta il caricabatterie da muro col filo da attaccare, certo, più le cuffie, più la cover, più questo quell'altro, e due su quattro di questi oggetti finivano sempre in cassetto, soprattutto, sì, anche gli auricolari. Usavi quello vecchio che avevi, quello lo tenevi da parte. Adesso, se guardate, gli auricolari non li mettono, no, assolutamente, perché appunto o vi usate quelli vecchi o se volete ve ne comprate uno, ma è una vostra scelta quello, potreste usare tranquillamente quello vecchio. Una cosa per l'ambiente che non costa nulla a nessuno e che è un piccolo passo verso un mondo più pulito. E noi che trattiamo di tecnologia ne siamo contenti per i motivi che vi abbiamo appena spiegato. Bene ragazzi, io direi di aver esaurito gli argomenti, quindi concludiamo qui il video, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!